lavora come istitutrice in casa King. La mamma invece presta il suo aiuto all'ente assistenziale combattenti. Vedendole uscire di mattina e camminare fianco a fianco, improvvisamente mi sono resa conto di invidiarle. Non vieni, Amy? Beate loro. Loro chi? La mamma e Meg! Meg e la mamma! Oh, perché, Amy? Perché? Loro non devono starsene rinchiuse! Oh, guarda che non vanno fuori a divertirsi. Ma non è questo l'importante! Ti pesa così tanto vivere qui? Beh, non tantissimo, però sai, mi sento un po'... come posso dire? Che non conti un granché, giusto? Sì, che non conto! La mamma aveva previsto questo genere di accoglienza. È vero. E poi, la zia Marta non è più così brontolona come un tempo, te ne sei accorta? E come? Meg ha sicuramente più problemi di noi. Naturalmente non ho idea di come siano questi King, ma la sola idea di dovermi occupare di due bambini piccoli in casa di estranei, ti assicuro, Amy, che mi fa rabbrividire. È molto faticoso per te? No, per il momento non molto. Ma è anche vero che insegno lì soltanto da 2 giorni. Non voglio che tu continui a lavorare se la cosa ti pesa. Naturalmente, apprezzo che tu abbia accettato l'impiego, ma... No, dal momento che ho deciso di lavorare, stringerò i denti e cercherò di farlo bene. E sono sicura che sarai un'ottima istitutrice, mia cara. Lo spero. Davvero farei questo per me? Vedi, cara, oggi è il giorno libero di Dorotea, così sarò da sola e mi toccherà preparare il pranzo per tutta la famiglia. Allora non farlo, lascia perdere. Non preoccuparti, Pulcino, ci metterò un attimo a prepararlo. Vero? Già. Prima di venire qui lo suonavi tutti i giorni. I nostri averi sono finiti in cenere, compreso il mio povero piano. È strano che in una casa come questa non ci sia un pianoforte. Ci possono essere molte ragioni. Il fatto è che zia Marta non è tipo da suonare il pianoforte. E il defunto zio Michael, anche se amava moltissimo i libri, non provava evidentemente lo stesso interesse per la musica. Ho deciso di togliere il pianoforte dai miei pensieri, perciò smettiamo di parlarne, vuoi? Non dovresti arrenderti subito! Bisogna guardare in faccia la realtà, Amy. Abbiamo i soldi per comprarlo. Non è detto che debba essere nuovo di zecca. Anche un piano usato costa parecchio. Beh, vorrà dire che al posto del piano mi dedicherò anch'io alla pittura. Potrebbe essere un'idea. Che cosa c'è? Mi stavo dimenticando la zia! Vuole vederci! Sì, avanti! Zia, ci volevi vedere! Vorrei che una di voi portasse Harry a fare una passeggiata. Lo porterò io! Quello sciocco di Harry ha scambiato il vostro gattino per un suo simile. Evidentemente anche i cani invecchiando perdono la vista. Che gente stupida siete! Che gente stupida siete! Lo stupido sei tu che non capisci un fico secco. Non è così? Non mi seccate! Non mi seccate! Non mi seccate! Ultimamente in questa casa non si fa che ridere. Vorresti una casa noiosa e triste? La preferirei certo. Ah, io! Preferisco rumorosa e anche divertente. Certe
volte però tu e Joe siete un po' troppo vivaci. E tu sei una bambina tranquilla, vero, Beth? Sai, zia, è proprio quello che pensa anche papà, che è troppo timida e che dovrebbe vivere un po' di più all'aria aperta. Davvero? E che cosa pensa di te? Che sono graziosa. Senti, senti. E che sono esuberante. Beh, sono d'accordo. Dimmi, zia, c'è nient'altro che possiamo fare? Tu non leggi mai il giornale, Beth? Sì, qualche volta lo leggo. In questo c'è un articolo che riguarda la vostra famiglia. Parla dello schiavo disertore, dell'incendio della vostra città e così via. Non mi avete mai raccontato tutti i dettagli della storia. Vedi, zia, alcuni giorni fa un giornalista ha chiesto un'intervista a Joe. Lei ha raccontato alcuni episodi di cui non ti avevamo parlato. Allora portale il giornale e falle leggere l'articolo. E dille di venire a farmi visita non appena avrà finito. D'accordo. La seconda parte verrà pubblicata domani. Sei proprio brava a raccontare le storie. Vuoi dire che l'articolo è interessante? Sì, molto. Racconta tutte le nostre peripezie e le fa apparire molto eccitanti. Mi dispiace, Amy, ma questo articolo non corrisponde alle mie dichiarazioni. Io avevo raccontato episodi e particolari che non sono neppure nell'ordine esatto. Vuoi dire che quel reporter Boom se l'ha inventato di sana pianta? Sì, esatto. Anthony Boom. Devo dire che ha uno stile che definirei impeccabile. È abbastanza strano leggere un articolo che ci riguarda, ma per la verità non vedo l'ora che esca il giornale di domani. Oh. Mi spiace ammetterlo, ma anch'io sono impaziente. Dici davvero? E perché mai, Joe, ti spiace? Perché quell'antipatico ha stroncato completamente il mio romanzo. Aspetta! Vuoi che oggi ti rilegga il quarto capitolo? Sai, zia Martha, ti sei appisolata ieri mentre te lo stavo leggendo. Avete avuto esperienze terribili. Eppure nessuna di voi sembra averne risentito eccessivamente. Tu dici? Dipenderà dal carattere. Sei pronta? Cominciamo il quarto capitolo. No, Joe, me lo leggerai più tardi. Oh. Me ne vado a passeggio. Ti piacerebbe venire con me? Sì, certo, ma non ti affaticherai troppo. Pensavo di andare in carrozza. Oh, allora non sarà una vera passeggiata. Farò anche un tratto a piedi, se non ti spiace. Il mare è così misterioso. Vorrei tanto poter vivere in una casa da cui si possa vedere il mare. Certo, sarebbe molto bello, ma nella nostra situazione finanziaria non c'è da sperarci molto. L'agente immobiliare non ha ancora trovato niente per noi. Forse potremmo trovare casa usando qualche altro sistema. Hai qualche idea, per caso? Potremmo fare un tentativo. Dividerci in due gruppi e battere a tappeto tutta la città, chiedendo se ci sono case da affittare. Giusto! Questa è una grande città, ma non è detto che non possa funzionare. Via! Buona passeggiata! Curiosità, dove sta andando la zia? Mi ha detto che sarebbe andata a fare una passeggiata fino in centro. Farà anche un salto al porto, immagino. Non lo so con precisione, ma credo che sia molto probabile. Questa è la prima volta che vedo uscire in carrozza la zia da quando siamo venute ad abitare qui. Già. Dirigiti verso il porto, Ben. Ai suoi ordini, signora. Il porto ti deve far ricordare molte cose, non è vero, zia? Certo, infatti. Ogni volta che la nave di Michael rientrava a Newport, facevo in modo di trovarmi sul molo ad accoglierlo. Oh, è meraviglioso! È così romantico!
Dimmi, Joe, ti hanno mai detto che assomigli a tuo padre? Oh. Scusami, zia Marta, ero soprappensiero. Mi stavo chiedendo se quella bella nave non venisse per caso dalla Francia. Sì, è una nave francese. Ti stavo chiedendo se qualcuno ti ha mai detto che assomigli a tuo padre. Sì, qualche volta me lo dicono. Me lo immaginavo. Siediti accanto a me. Con piacere. Sai, venivo molto spesso qui con tuo padre quando frequentava ancora il college. Tuo zio Michael e io cominciammo allora a considerare tuo padre come se fosse stato nostro figlio. Devi sapere che 3 anni prima avevamo perso il nostro ragazzo che aveva esattamente la sua età. Frederick era rimasto orfano dei genitori quando era ancora molto piccolo, perciò era inevitabile che ci attaccassimo tanto a lui. Zia Marta, l'altro giorno però tu mi hai raccontato che mio padre deluse le vostre speranze. Infatti, benché ci sapesse contrari, fece di testa sua e se ne andò a New York, dicendo che laggiù avrebbe realizzato i suoi ideali. Lo sai a cosa servono quegli strani edifici? Non ne ho la minima idea. Sono dei magazzini e il proprietario di quei 6 magazzini sono io. Tanto tempo fa mi furono lasciati in eredità da mio padre, che in altre parole sarebbe il tuo bisnonno, se vogliamo essere chiari. Quelle costruzioni hanno sostituito i vecchi magazzini cadenti. Da molto tempo ormai non mi occupo più di affari, ho lasciato tutto in mano al mio avvocato. Oh, allora sei una donna molto ricca, zia Marta. Capisci? Per questo motivo sono diventata così diffidente nei confronti dei miei simili. Ho paura che cerchino solamente il mio denaro. Ma questo vuol dire che allora sospetti anche di noi? Per la verità, all'inizio l'ho sospettato. All'inizio? Ma adesso? Adesso non ne sono più molto sicura. Siete davvero una buona famiglia. Tua madre lavora per i soldati al fronte e per le loro famiglie, anche se si è stabilita in questa città soltanto da pochi giorni. Meg si è impiegata come istitutrice, sebbene la vostra famiglia non versi in gravi difficoltà. E come se non bastasse, tu vuoi diventare una scrittrice. Io non ci trovo niente di strano, zia. Oh sì, invece siete strani. Come ti ho già detto, sono molto ricca. E se voi aveste cercato di ottenere un prestito da me, la cosa non mi avrebbe sorpreso. Nessuno di noi ti chiederà mai un prestito, zia. Siamo molto orgogliosi, come il papà. Molto orgogliosi. Secondo me, tuo padre Frederick si è comportato come un vero stupido. Se avesse rinunciato a quel suo inutile orgoglio, tutte le nostre ricchezze sarebbero andate automaticamente a lui. Se si fosse rivolto a noi per qualsiasi necessità e non si fosse arruolato nell'esercito, avrebbe potuto avere un buon lavoro, una buona posizione, la nostra considerevole fortuna. Ideali, eh? Emancipazione, eh? Zia Marta. Ascoltami, Joe. Cosa c'è? Se credi che volessi parlare male di tuo padre, ti sbagli di grosso. Non ne avevo l'intenzione. Credo proprio di sì, invece. No. Sono semplicemente arrabbiata con lui. Ascolta, Joe, se tuo padre non cambierà atteggiamento, la maggior parte dei miei beni andrà in eredità a David. E una volta che ne sarai entrato in possesso, sono sicura che quel buono a nulla li dilapiderà in un baleno. Thank you.
Thomas, smettila di fare capricci. È mio, la voglio. Smettila subito, Thomas, o sarò costretta a punirti, Thomas King. Ma si può sapere cosa sta succedendo, bambini? Ecco, tenga il suo tè. Meno male che è arrivata lei. Ma li guardi, Meg, come sono calmi adesso. Già. Solo pochi minuti fa si stavano azzuffando come matti. Sì, e per dir la verità non sapevo più che cosa fare. Sembravano due diavoli scatenati. Vedrà, riuscirà a farci l'abitudine. Per i bambini litigare è un modo per passare il tempo, è un gioco come un altro. Thomas è saltato addosso a Catherine, urlando come una furia che voleva a tutti i costi la sua carta e la sua penna. D'ora in poi permetterà anche a lui di usare carta e penna. Meg, ora che mi ricordo, l'esercito confederato ha bruciato la vostra casa. C'era sul giornale, che brutta esperienza. Beh... sì. Ah, mamma, sei qui! Oh. Quante volte ti ho detto di non urlare a questo modo? Mamma, mi permetti di indossare questo vestito per il ballo di oggi? Oh. Nel modo più assoluto, ti ho già detto e ripetuto di indossare quello azzurro. Ma questo è molto più bello e mi piace molto di più, mamma. Indosserai quell'azzurro come ti ho detto. Non ho scelta, ma è d'accordo. Buongiorno, Meg. Buona giornata, Patty. I miei fratellini sono due piccole pesti, vero? Sgridali pure se è necessario. No, questo non si tocca. Arrivederci. Molto bene, signorina March. Signorina March? Sì? Vorrei che lei riprendesse la lezione interrotta, sperando che non scoppino altre litigate. D'accordo. Catherine, Thomas, coraggio, venite qui. Cosa nascondi? Fammi vedere. Ma che roba è? Biscotti che Anna ha fatto per noi. Oh! Oh! Non mangiarli tutti, Joe. Lasciane un po' per quando tornano la mamma e Meg. Va bene, d'accordo. Questo è l'unico bambolotto sopravvissuto all'incendio, vero? E come si chiama? Si chiama Pete. E una volta apparteneva a te, ricordi? Pete, ma certo, è lui, è lui! Joe, dove sei andato insieme alla zia Marta? Al porto. E laggiù ho visto finalmente i suoi possedimenti. Possedimenti? Il contenuto della sua borsetta! Eh? Oh... Cosa c'è di tanto buffo? Oddio! Questa è buona! Joe continua a ridere come se fosse impazzita. Ma chissà cosa le avrà.